Ciao, eccoci di nuovo all'interno della rubrica Marsupiamo, l'appuntamento che ti permette di scoprire tutti i marsupi della mia fascioteca. Oggi ti voglio presentare il regolo della Baby Monkey, che è uno dei marsupi ergonomici di questa azienda. È un marsupio fatto in Italia, perciò se sei un fan del Made in Italy, questo marsupio fa per te. Intanto, come prima cosa, voglio dirti che è confezionato appunto con le fasce tessute da questa azienda, che appunto, come vi dicevo, ha sede in Italia, utilizza filati italiani, teste in Italia ed è il loro prodotto regolabile. Perciò è un marsupio che ti può seguire nella crescita del tuo bambino o della tua bambina. Vediamo insieme come funziona. Le regolazioni sono fatte attraverso queste coulisse, sia nella parte bassa che nella parte alta del pannello. Perciò nel momento in cui io devo regolare la seduta, che è la parte che riguarda la divaricazione, cioè l'apertura delle gambe del bambino o della bambina che voglio portare, andrò a stringere, quindi tirare la coulisse e a bloccarla poi con questa regolazione, naturalmente in modo simmetrico destra-sinistra, o eventualmente l'andrò ad allargare al bisogno. La stessa cosa la vado a fare per regolare l'altezza del pannello, che riguarda invece l'altezza del tronco del mio bambino o della mia bambina. Di nuovo vado a tirare e a fissare con questa regolazione che ha questo bottoncino, è molto comodo e molto pratica da regolare. Come ti dicevo, naturalmente lo devi fare in modo simmetrico destra-sinistra. Se vuoi andare anche qui a rendere più avvolgente, più contenitiva e quindi a cambiare un pochettino sia il sostegno sia appunto l'avvolgenza della parte alta del pannello, c'è un'ulteriore coulisse anche qua che dà appunto maggiore sostegno o minore sostegno, quindi magari maggiore apertura sulla parte delle spalle. Nella parte alta del pannello trovi anche il cappuccio che non è asportabile e che ha anch'esso delle regolazioni doppie. Quindi puoi decidere anche qua eventualmente di tirarlo e quindi ridurre le sue dimensioni o lasciarlo tutto ampio. Il cappuccio poi si andrà ad agganciare sugli spallacci su questo gancetto. Veniamo adesso appunto a parlare degli spallacci. Come vedi si possono sganciare e questo ti permette quindi di assecondare maggiormente lo sviluppo del tuo bambino o della tua bambina, perché andremo ad agganciarli sul cinturone quando il bambino o la bambina è ancora piccino. Quindi mantiene ancora la schiena molto raccolta in cifosi, o sul pannello nel momento in cui il bambino sa già stare seduto e ha un discreto controllo del Quindi tronco. andrò a agganciare questa cinghia appunto qui sul cinturone quando il bambino è piccino, oppure semplicemente schiacciando il bottoncino centrale e i due laterali. Andrò a sganciare la mia regolazione e ad agganciarla sul pannello nel momento in cui il mio bambino è più grandicello. Qua. Gli spallacci sono piuttosto stretti, ma ben imbottiti e confortevoli. E sugli spallacci trovi un'ulteriore regolazione che ti permette eventualmente di avvicinarli al pannello e quindi di ridurre la loro lunghezza se vuoi lo spallaccio più vicino appunto al pannello al bambino o se lo vuoi invece più lungo dietro la tua schiena, quindi con una maggiore porzione di sostegno dietro. Questo dipende naturalmente dalla tua corporatura. Il cinturone è piuttosto importante, questa è la dimensione della mia mano, ok? Il cinturone è, come vedi, molto alto e piuttosto imbottito. Naturalmente la scelta del cinturone è molto personale, quindi come sempre io consiglio di provare i marsupi prima proprio per sperimentare tutte queste caratteristiche. Sul cinturone trovi poi questa cerniera e una piccola taschina portaoggetti. Non è molto ampia, ma ti permette tranquillamente di portare delle chiavi, dei fazzoletti, piccoli oggetti. Tutte le regolazioni sono molto semplici e intuitive, quindi sia questa del cinturone, mi raccomando quando lo agganci ricordati sempre di passare questa fibbia all'interno dell'elastico di sicurezza, sia quelle che riguardano poi gli spallacci,
che si stringono semplicemente attraverso questa regolazione. Alla fine di ogni cinghia trovi sempre un piccolo elastico che ti permette di andare a riporre la parte in eccesso e quindi di non avere troppo esubero. All'interno del cinturone e degli spallacci trovi questa retina 3D in cotone che ti permette di avere sia un maggiore grip quando indossi il marsupio, sia di avere una migliore traspirabilità. Ecco, anche per oggi è tutto. Fammi sapere se conoscevi già questo marsupio e se lo hai già sperimentato. Se hai domande, lasciale nei commenti. E se hai trovato utile questo video, ti chiedo di supportarmi iscrivendoti al canale e lasciando un like, in modo da rimanere poi sempre aggiornato, aggiornata sui miei contenuti. Ci vediamo presto con un altro video e con un altro marsupio ergonomico. Ciao!